ci sono una quantità di opere d'arte che nemmeno saprei quantificare visivamente. Sono stata molto molto contenta di averle viste, di aver avuto l'occasione di vederle tutte. Dopo la crescita veramente lineare che abbiamo visto tra gennaio ed aprile, da maggio siamo a livello pre-pandemico e addirittura a luglio abbiamo battuto tutti i record. Abbiamo sempre più giovani tra i nostri visitatori. Non è un fenomeno al quale noi partecipiamo in maniera passiva, ma ci vuole tanto lavoro. Il gusto dei visitatori leggermente cambia. Quando sono arrivato non erano nemmeno esposte tutte le opere di Arthur Miser Gentileschi, mentre adesso il suo capolavoro Giuditta Oloferne è tra le opere più amate, più cercate, più fotografate, e insieme a Michelangelo, Botticelli naturalmente, Leonardo e addirittura un po' davanti a Raffaello. Quindi questo non significa che la gente amasse meno Raffaello, ma diciamo una nuova stella si è aggiunta al firmamento della storia dell'arte. È uno dei posti più belli che abbia mai visto. La Venere di Botticelli fa rimanere a bocca aperta.